Sono circa un centinaio i bambini dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Monbaroccio che, assieme alle insegnanti ed al personale scolastico, si sono sottoposti questa mattina al tampone antigenico rapido. Lo screening, partito intorno alle 10, ha coinvolto sia i bambini della scuola primaria che della secondaria di primo grado, che volontariamente, previa autorizzazione dei genitori, hanno potuto effettuare il test. Il nostro comune obiettivo, parlo dell'istituto scolastico e dell'amministrazione comunale, quello di continuare l'attività in presenza. A seguito dell'incremento di contagi che purtroppo caratterizza in questo momento la nostra zona e anche dopo le festività natalizie, che comunque sono state momento di incontro con tutte le regole, però sono state momento di incontro tra le famiglie, ci è sembrato opportuno fare questa proposta alle famiglie, che devo dire hanno ben accolto l'iniziativa. Ovviamente il tampone che noi proponiamo oggi, lo screening che viene proposto oggi, è uno screening effettuato su base volontaria, però ecco, ci offre la possibilità di valutare effettivamente la condizione dei nostri bambini, dei nostri alunni. Abbiamo poi il contatto con il Dipartimento di Prevenzione, che è informato laddove dovessero malauguratamente riscontrarsi casi di positività. Allora si procede normalmente con l'avviso all'autorità sanitaria, quindi il pediatra o il medico di base, e poi con l'informativa al Dipartimento di Prevenzione. Comunque ecco, poteva essere un problema. I genitori sono stati ben contenti di accompagnarli, ci sono anche i piccoli eroi coraggiosi di 6 anni che non vogliono nessuno, quindi ecco, felicissimi di venire a fare questo screening. Lo screening, interamente finanziato dall'amministrazione comunale di Monbaroccio ed organizzato in collaborazione con la scuola, si è svolto presso la palestra scolastica, nella quale sono state allestite le due postazioni dove due operatori sanitari, un medico ed un'infermiera, hanno effettuato i tamponi ad insegnanti e bambini. Ai più piccoli e più coraggiosi, che potevano essere accompagnati dai propri genitori, è stata donata dalle maestre una medaglia al valore. Abbiamo un tampone particolare per una sola narice per 5-10 secondi. E il bambino non, diciamo, è abbastanza tranquillo, come in questo caso è stato dimostrato. Tutti i bambini abbastanza abbiamo fatto rapidamente, perché già sono stati tutti catalogati dalla scuola. Abbiamo già codificato tutto, ognuno arriva con una propria etichetta. E su questa etichetta poi andiamo avanti, poi facciamo passare 20, un quarto d'ora, 20 minuti, lo leggiamo e l'esame, diciamo così, è finito. Lo screening è rivolto alla tutela prima di tutto del bambino, chiaramente, però anche di tutte le persone che gli stanno intorno e anche dei compagni di scuola, del personale scolastico. Diciamo che siamo all'interno di una comunità quando si parla di scuola, e quindi la tutela di ognuno è rivolta poi a tutta la comunità e chiaramente, come dicevi tu prima, anche alla famiglia.